Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video dei Cinghiali sul Tubo, sono Vessor e quest'oggi voglio farvi conoscere Caravan. Cos'è? Un simulatore di carovana, in poche parole. Allora, partiamo subito su quello che abbiamo su schermo. Allora, intanto siamo nell'Arabia Saudita, del sud, più precisamente del sud dell'Arabia Saudita, e noi, eccoci qua, io sono Vessor, siamo un carovaniere, un caravan master, diciamo così, e dovremo seguire una storia, non c'è la modalità sandbox, è una campagna, ora sono all'atto 1, e dovremo pian pianino sviluppare il nostro personaggio, aggiungere persone, animali, ausiliari alla carovana e diventare quindi sempre più importanti. Allora, partiamo tanto dal personaggio. Ogni personaggio che troveremo importante avrà delle skills, delle abilità. Potrà avere o meno degli ausiliari e degli animali. E avrà, ecco qua, le skills non me le fa vedere, che sono di livello 1, rank 1, quindi abbiamo pochissimo in questo momento. Sono uscito da poco dal tutorial, quindi ho poco da farvi vedere. Praticamente perdo, qua si può dire che perdo tutto. Non vi dico come, non vi dico perché. Chi si comprerà il gioco, come al solito, link nelle informazioni del video, lo scoprirà. E questo è quello che abbiamo su schermo, quindi la mappa, dove ci potremo muovere di zona in zona, l'inventario, dove io in questo caso ho due borracce piene d'acqua e una staffa che ho trovato che vorrei vendere, ma non trovo un mercante che ha questa quantità di denaro, perché quello che è qua ha solamente 3,35 monete, a me ne servono 250 per vendere questo, cioè vale 250, quindi perché rimetterci? Non ne vedo il motivo. Questo è il quest log, con le varie informazioni riguardanti le missioni. Poi abbiamo la nostra media di velocità di consumo dell'acqua. Queste qui sono le nostre riserve di acqua e questa è la nostra fortuna, come dice qua. Qui abbiamo pochissimo con cui interagire, quindi ci muoviamo, voglio andare a Marib e iniziare magari a sviluppare la nostra... Ah, non ci viaggia però a Marib, maledizione. Sono costretto ad andare qua. La nostra fortuna. Comunque, avviamoci. E così vedete anche un pochettino come si svolge il gioco. Praticamente ci sono dei punti di interesse, ecco, questo è uno, random, ogni volta che ci muoveremo da una zona a un'altra, dove succederanno varie cose. Ora, è in inglese il gioco, ha molte lingue. All'inizio, quando l'ho caricato, c'era l'italiano. Però il gioco era in inglese. Sono andato a modificare, magari, dico, ricarico la lingua, o semplicemente sono andato francese, tedesco, skippavo andando avanti. E poi l'italiano è sparito, non c'era più l'italiano, vabbè. Comunque, quindi non ho capito se il gioco è veramente italiano o meno, o ancora non è stata implementata, probabilmente, perché comunque c'era l'italiano, l'ho visto. Va bene, comunque è questo qua. Allora, intanto qui abbiamo trovato questa persona che vagava nel deserto. Mi dice che possiamo quindi avere un trader che consumerà 5 acqua. Va bene, io lo aggiungo comunque. E vai, abbiamo una nuova persona. Vedete? Dobbiamo scortarla a Quarilatfo. Qui abbiamo le sue informazioni, le sue skills, general. Ah, ecco, general. Prima ero su skills, non vi ho fatto vedere le general. Possiamo avere un artefatto, semplicemente all'inventario. Lo spostiamo qua e avrà dei bonus passivi. Queste sono le nostre informazioni, general, di battle e di eggling. Quindi in base a quello che potremo fare in gioco. Ok, non so quanto rimarrà con noi, secondo me poco, non possiamo rinominarli, è solamente il personaggio principale possiamo rinominare. Ora speriamo che l'acqua mi basterà, perché io non ne ho 15 come era, diciamo, programmato, ma io quel bastone maledetto me lo voglio portare dietro. Questo è questo, una volta che mi appare. Secondo me non mi basta l'acqua, ho questo presentimento, Era meglio 15, io speravo che lui venisse con l'acqua. Ai, siamo senza acqua. Dimmi che sei un venditore di acqua. Chi sei? Chi sei? Allora, oh sì, sono acqua. Yes, please, anche se costa di più non mi interessa. Ok, andiamo avanti. Meno male è un venditore di acqua. Mi è andata abbastanza di lusso. Ok, quindi ripartiamo nel nostro viaggio verso Quarilatfo. O Fiu, perché non ce l'hai. Siamo quasi arrivati, devo assolutamente ingrandire il mio inventario, vediamo se ora se ne va via il mercante o meno. Eccoci arrivati.
Qui potremo interagire con le varie abitazioni. Eh sì, arrivederci. E mi dà quindi esperienza, questa è l'esperienza, il simbolo dell'esperienza, e mi dà 500 monete. Allora, vediamo un po', con che possiamo interagire? Qui abbiamo una cittadina. Oh, questo qui mi dice se porterò a lei alcune, insomma, chiamiamole risorse, diamo una definizione vaga. Ok, perfetto, va bene, te le porto io. Qui che abbiamo? Ho un mercante. Allora, mi darebbe un trader, in questo caso penso fisso. No, anzi no, devi andare a Nairan. Myself, my papa, to turn back. May together, we must suffer. Ok, va bene, andiamoci. Benvenuto in gruppo. Che okay. Ah, questo mi dice sempre di lei se ho trovato qualcosa. Spostiamoci un pochettino più qua, perché c'è il mercante di acqua. Allora, io vorrei comprare del water skin, perché ora... Oh, ecco, perché adesso nell'inventario ho anche lui. Oh, ha 429 monete, attenzione. Acqua come se piovesse. No, però non c'è, cacchio, non ce l'ha gli slot comunque, quindi via. Se faccio così... 15. Fatemi capire l'inventario, torniamo da lei un attimo. Tanto refill water. Ce n'ha due, vedete. Io li compro tutti, mi ci pieno proprio. Oh. Oh, ora si ragiona. Non vedo altre persone, no? C'è un mercante qua. Sì, voglio vedere il tuo inventario. Però il casino, ora io ho preso tutta quest'acqua e quindi non posso comprare niente. Che faccio? La do via un'acqua? Diamo via un'acqua e prendiamo almeno una merce. Cos'è che vale abbastanza? Questo? Ah già. Ecco fatto. Voilà, abbiamo la nostra prima merce. Non ho artefatti da darvi. Ok, dice di andare a Nairam. Andiamo a Nairam. Qui abbiamo delle informazioni per quello che riguarda prezzi e robe varie. E facciamoci questo bel viaggetto. Questo è il gameplay del gioco. Il combattimento è una specie di sasso carta forbice, dove in poche parole ci sarà anche un tiro di dadi, e noi questi dadi li muoveremo nelle varie statistiche, che ognuna si scontrerà con quella dell'altro. Cross a man, ok. What do you do? Approach the man. Aia. Praticamente è una specie di zombie, cos'è? Proviamo a parlarci, è un ghoul. I'm going nowhere, I'm a ghoul. E sono bloccato nel mondo dei mortali. E rimane così questo ghoul. Non posso interagirci. Va bene, continuiamo, lasciamolo dov'è il ghoul. Chissà se mi rimane nella mappa come punto di... Eh sì, probabilmente questo sarà il ghoul che mi rimane qui. No, è sparito. Va bene, abbiamo trovato un ghoul con cui non abbiamo avuto la minima interazione. Comunque, vedete che andando avanti noi sblocchiamo, diciamo ci informiamo su quello che ci circonda e quindi abbiamo 9 punti di interesse nella mappa. Va bene, c'è un'oasi, voglio cercare qua. Abbiamo trovato una persona e lo liberiamo. È morto per troppe ferite. Va bene, peccato, non l'abbiamo salvato. Probabilmente avremmo avuto bisogno di un medico o qualche abilità che riguarda questa cosa. Ah, che non vi ho detto, le nostre abilità, il nostro rank potrà essere sviluppato, potremo quindi salire di livello, per dircela chiaramente, attraverso i trainer, gli allenatori che troveremo nelle varie città. Mi è bastata malapena l'acqua, sarà una cosa molto importante la gestione dell'acqua. Oh, eccoci arrivati. Benissimo, arrivederci, altra esperienza e altre monete. Allora, io dovrei, penso, di essere pronto per il rank 2. Eh sì, infatti, l'ho passato. Vediamo se troviamo un allenatore. Penso sia questo. To improve your skill? Yes, le voglio aumentare. Allora, vediamo un po'. Intanto facciamo un upgrade. Perfetto, e possiamo avere un ausiliario in più. E poi ho visto che mi puoi vendere finalmente delle persone. Allora, cammelli no, eh. Io aggiungerei una nuova persona. Vediamo un po'.
le vostre statistiche sono uguali per tutti, quindi non vedo grosse differenze. Prendo Mordecai, che c'ha questo nome importante, e Mordecai è il mio nuovo ausiliario. Eccolo qui, questo è Mordecai. Aumenta, diciamo, migliora le mie abilità. Ok, caro Mordecai, benvenuto con me. L'ho speso anche un bel po'. Vediamo un pochettino qui che cosa abbiamo. Niente, con lui non ci possiamo interagire. Qui possiamo vendere finalmente questo. 72, era, ho pagato 60, direi che ci siamo. Può andar bene questo scambio. Mi servirebbe, forse era meglio che prendevo un Donkey, sinceramente. Ripensandoci, la miglior cosa era meglio che avrei preso un asino. È vero che mi muovo più lentamente, però è anche vero che l'asino mi avrebbe portato più merce. Non me la so giocata molto bene. Va bene, vuole viaggiare fino a Marib. Questo è un mercenario, quindi sicuramente dovrei essere abbastanza protetto. E dovrei avere più slot a questo punto. Scusatemi, è curiosità personale. E infatti, uno slot in più. Non ne porta tanto, ma meglio di niente. Qua che cosa abbiamo? Ah, Guildmaster, no, non ci voglio andare. Qui abbiamo un altro mercante. Ah, gli heirloom, perfetto. Questi qui sono quelli che dovrò portare indietro. Facciamo il refill dell'acqua. E basta, non c'è altro. C'è qualcosa qua. Excuse me, quindi delle bestie. Are you brave enough to deliver my goods to Sana? Of course. Ok, essendo una quest, non mi dovrebbe occupare slot nell'inventario. Oh, ecco, qui possiamo portare la merce. Io tornerei a comprare delle cose da lei e ho molti più slot. E questa è una cosa buona e giusta. No, qui costa di più, là mi ricordo si vendeva a meno. Assolutamente questo. Ah, ma non ho i soldi, probabilmente. Ne ho pochissimi. Prendiamo Enis. E Enis. Vai! Ok, ho finito tutti i soldi. Viaggiamo a questo punto a... Dov'era? Vi ricordate dove dovevo andare? A Marib, forse? Me lo dice qua, mi sembra. Deliver the family to qual... Ah, dovrei tornare indietro a dirla tutta. Il mercenario vuole andare a Marib. E questa a Sana. Quindi un po' dappertutto. Io andrei a Sana. Però passiamo per Marib, allora. Passiamo per Aran. Anzi, non me ne frega niente. Vado qua. Vediamo come va, eh. Se mi posso fermare alla città passandoci, lo scopro anch'io. O meno. L'acqua mi dovrebbe bastare tranquillamente. Anzi, queste cose... Voglio vedere se ci posso cliccare. No, ci si ferma direttamente. Ok. Vediamo un po' che abbiamo qua, eh. Potrei provare a vendere delle merci. Non c'è molto qua. Sì, si vende. No, questo invece, vedete, ci rimetto. Con questo ci guadagno. Posso quindi prendere due merci. Costicchiano. I gioielli secondo me si vendono bene di sotto, quindi io prendo i gioielli. Non ho abbastanza dindini. Faccio così allora. Ok, facciamo il refill dell'acqua. E spostiamoci dove volevamo andare prima. Travel. E si riparte. Vediamo se c'è un combattimento, così magari vi faccio vedere anche questo. Se no, direi che ci possiamo anche salutare qua. I mercanti hanno nuovi loots. Sì, praticamente quando appare quella cosa, penso ci posso cliccare io. Se ho capito bene. Eh sì, infatti. Allora, c'è un pozzo che non ha più acqua. Potrebbe avere conseguenze negative mandare il mio ausiliario giù. Io ce lo mando. Ausiliari è fortunato e torna con 10 acqua. Mi è andata bene, mi è andata bene. Continuiamo il viaggio. Quindi praticamente dobbiamo essere pronti anche a cliccare su quelle iconcine tonde che appaiono nella mappa, perché sono degli eventi. Ed eccoci arrivati alla città. Non mi ricordo se qua mi sembra dovevamo scostarci. Portarci il nostro mercenario, mi pare. Vediamo un po'. Ora qui non vedo niente. Do you want to serve? No, aspetta, ci parlo dopo con te. Posso spostarmi in qualche modo per vedere cosa c'è? Oh! Vediamo un po'. Perfetto, ci siamo riusciti. Altra esperienza. E anche questa è fatta. Abbiamo venduto la merce. Tra l'altro ora non ho più l'equipaggiamento, fatemi capire. Va bene, troverò la tua moglie.
un Guildmaster. Oh, ecco qua. Vediamo un po'. Ah, ce l'avevo, ce l'avevo. Sì, qualcosa si vendicchia qua. E anche parecchi soldini. Vediamo un po', prendiamo qualcosa. Ok. Comunque, direi di fermarci qua. Questo è come si svolge una partita a Caraman. Insomma, buona parte del gameplay sono riuscito a mostrarvelo. Se vi interessa questo titolo, fateci un pensierino. Come al solito vi rilascio, come vi dicevo anche prima, vi ho lasciato nelle informazioni video il link alla pagina Steam. Non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento al prossimo video del canale. Ciao!